Questo è una componente, di ricchezza armonica di questo brano. Poi va bene, le fondamentali sono molto importanti perché se io faccio dal mi alla è un movimento forte tra fondamentali. Ho già parlato di questo diverse volte, è una cosa molto importante, e che dà molta forza armonica. Qua non c'è cambio di fondamentale. Tra La e Si è un movimento neutrale, a seconda di come è inserito. Tra Si e Mi è un movimento forte, tra Mi e La è un movimento forte. Qua tra La e La settima non c'è cambio. Tra La e Re è un movimento forte, tra Re e Si è un movimento forte, tra Si e Mi è un movimento forte. Diciamo che questa progressione anche con accordi e piccoli, no? Piccole uscite dalla tonalità, no? Che va a frequentare tonalità diverse come La maggiore a un certo punto, c'è questa aura, beh, è in Mi minore un po' modale oppure va a Re maggiore o siamo in Re maggiore. Tutta questa doppia interpretazione, questa apparente ambiguità. Però è legata solo da movimenti forti tra le fondamentali, che armonicamente dà un senso molto ricco al brano, no? Dà molta coesione al brano. Movimenti forti, riassumendo un po' i movimenti forti tra le fondamentali, quello che diceva Schoenberg nel Trattato di Armonia, è il movimento di quarta giusta ascendente. Non importa i rivolti nella disposizione delle voci, no? Il movimento tra le fondamentali degli accordi. Quarta giusta ascendente è un movimento forte, quarta giusta discendente è un movimento debole. Quindi terza discendente è un movimento forte, terza ascendente è un movimento debole e poi i movimenti di seconda sono quelli neutrali. Questa cosa qua va un po' interpretata, bisogna vedere un po' che tipo di accordi abbiamo, e non è un giudizio di valore assolutamente, solo sono movimenti frequenti e che danno direzioni tonale, no? Perché la musica tonale è fatta di un ciclo molto semplice. Da sottodominanti e dominanti alla tonica, cioè di allontanamenti, no? Dalla situazione più stabile a una situazione molto instabile rappresentata dalle dominanti, fino a una situazione di instabilità che è rappresentata dagli accordi di tonica, e diciamo diversi accordi possono avere questa funzione qua, non solo uno, non solo quello della tonalità. Questo La major qua, per esempio, può avere questa funzione, soprattutto preceduto da un accordo di sottodominante, un accordo di dominante, magari molto tensivo. E anche questo, anche se ha tensioni, ha dissonanze, anche questo, questo mi ha una funzione di tonica, di tonica. Non è la tonica, ha la funzione di tonica. Questo è un accordo tensivo, magari più tensivo, ha la funzione di dominante. Questa è una funzione di, ok, riposo, sono a casa.